come on. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa puntata speciale con la nostra Salernitana, perché oggi completeremo la Serie B e quindi andiamo a vedere le ultime 6 partite con Virtus Entella contro il Vicenza, poi contro il Como, Pescara, Trapani e Crotone. Tutte e 6 le partite in questo episodio, ragazzi, seguitelo dall'inizio alla fine perché poi sarete voi a lasciare le domande per la conferenza stampa di presentazione del prossimo anno. Speriamo naturalmente di essere in Serie A e speriamo che vada tutto per il meglio. Cercheremo di vincere il campionato, però seguitela a fondo perché poi potete domandare quello che volete, potete chiedere tutto quello che volete, io sceglierò le migliori domande, quindi sbizzarritevi qui sotto. Adesso andiamo subito a lanciarci in questa sfida finale, nelle ultime 6 partite di questa nostra stagione, che fino adesso ci ha visto fare davvero un gran campionato. 16 vittorie, 18 pareggi e 2 sconfitte. Diciamo che non perdiamo mai, però pareggiamo troppo, troppo spesso. Adesso abbiamo la prima partita per rilanciarci subito alla ricerca, diciamo all'inseguimento della Spezia contro il Virtus Entella in casa, lo Stadio Arechi. Quindi non possiamo sbagliare. E la Spezia invece gioca contro... E la Spezia gioca contro il Brescia a Brescia domani, però non oggi, domani. Va bene, noi intanto mettiamo pressione, cerchiamo l'aggancio e poi vediamo quello che succede. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti allo Stadio Arechi, Salernitana contro Virtus Entella in questa 37esima giornata della Serie B. Mancano soltanto 6 partite alla fine e quindi ci avviciniamo, diciamo, al termine di questo campionato. La Salernitana è ancora in corsa per la promozione, è ancora in corsa per vincere il campionato di Serie B. E quindi andiamo a vedere cosa succederà tra queste due squadre. Il pallone da parte opposta, dove c'è Palermo, Audero in uscita, splendida l'uscita di Audero che fa girare per Loftus-Cheek. Pallone sul destro di Loftus-Cheek che prova la parata di Jacobucci in calcio d'angolo. Mentre al campo, attenzione Sciaudone in pressing, ha avuto la meglio. Attenzione a Gabbionetta, dentro per Economidis. Economidis prova a tagliare sul mancino. Economidis, il pallone allungato, è buono per Gabbionetta che prova a tagliare sul destro. Gabbionetta in aria, può calciare centrale. Jacobucci non può sbagliare la presa. Altro pareggio, momento davvero difficile per noi. Siamo a un passo dal nostro obiettivo, ma non riusciamo più a correre. Ci siamo bloccati ancora, per fortuna soppicano anche Cagliari e Cesena, ma tutti, vince soltanto il Livorno, no, l'Avellino e il Modena. Soltanto Avellino e Modena, le altre pareggiano tutte e adesso dobbiamo aspettare il risultato della Spezia. Anche la Spezia ha pareggiato, ragazzi, questa è l'unica buona notizia che abbiamo in questo inizio di puntata, perché noi abbiamo fatto un po' schifo nell'ultima partita, però la Spezia ha pareggiato 1-1 con il Brescia. Quindi rimaniamo a meno 3 in classifica, sperando che adesso possiamo accorciare. Però è impossibile perché la Spezia ha già giocato e ha già vinto. Quindi noi dobbiamo rispondere sul campo non facile del Vicenza. C'è turnover anche dalla parte della Salernitana. Il modulo è lo stesso, 4-3-3. In porta c'è Audero, da sinistra verso destra Rossi, Trevisan, Lanzaro e Teio, a centrocampo Gnucuri con Sciaudone e Moro, Troianiello, Oikonomidis e Iannaccio davanti, un trio un po' inedito. Non giocano Laribi e Gabbionetta, che vengono fatti riposare dopo il match di domenica scorsa. Adesso vedremo se riuscirà a tornare alla vittoria la Salernitana. Viene intercettato, adesso la vedono all'indietro, attenzione perché Sciaudone attacca l'avversario, mette il pallone dentro. Ma che hai fatto? Ma sei pazzo? Non ci credo, raga. Non ci credo, non ci voglio mai credere che è successa sta cosa. Attenzione Economidis, che prova a prendere il fondo. Economidis, brutto fallo su di lui. Qui c'è calcio di munizione, anche il giallo, credo. Il cross di Troianiello sul secondo palo. E c'è gol! Un gol pazzesco di Sciaudone. Gol stemporaneo, le due squadre si stavano studiando ancora in questo primo tempo. La Salernitana stava cercando di fare di più, ma non ci riusciva. Onestamente non ci riusciva. E su questo calcio di punizione Daniele Sciaudone trova il palo lontano. Un gran bel gol
Grandissimo colpo di testa di Daniele Sciaudone che ci porta in vantaggio e ci serviva davvero, davvero tanto questa iniezione di fiducia perché stavamo facendo molta, molta difficoltà. Adesso siamo in vantaggio qui a Vicenza. Tensione il cross dentro, c'è Pettinari la traversa e poi il pallone alto. Ci salviamo all'ultima occasione di questo primo tempo. Pettinari trova la traversa e poi da un passo non riesce a trovare il gol Filippi. Il pallone è terminato alto. Il Cagliari adesso sta vincendo. Ha vinto anche la Spezia, quindi noi siamo costretti a trovare la vittoria. Dobbiamo continuare così, anzi dobbiamo migliorare nel secondo tempo perché altrimenti siamo a rischio. Che ora può girarsi Cinelli, ancora da pazienza che prova il destro Rodero e poi Pestrina allontana. Finisce qui. Mamma mia ragazzi, che partita sofferta. Questi secondo me sono i tre punti meno meritati di questa stagione da parte nostra, perché è vero che abbiamo creato forse qualcosina in più, forse, non ne sono neanche convinto, però è stata una sofferenza. Loro potevano segnare in qualche occasione, alla fine ci ha detto bene e abbiamo portato tre punti a casa che non fanno mai male. Rimaniamo a meno 3 dalla Spezia e continuiamo a rimanere a più 6, però mancano soltanto 4 partite adesso al termine, anzi siamo a più 8, a più 8 dal Cesena con 4 partite al termine, quindi ci bastano 4 punti nelle prossime 4 partite. Adesso il La Spezia ha perso, il La Spezia ha perso, sbagliato anche il Cagliari, La Spezia ha perso con il Latina in casa, cioè in casa della Spezia il Latina è andato a vincere 1-0. Il Cesena invece ha battuto il Cagliari nello scontro diretto e quindi si è rilanciata al terzo posto. Sfida bellissima lì dietro, però non ci dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di conquistare assolutamente la vittoria che sarebbe fondamentale per il nostro campionato. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti allo stadio Arachi di Salerno. La Salernitana può agganciare in testa alla classifica della Spezia, non vuole perdere questa occasione, anche perché in caso di vittoria basterebbe poi un punto nelle ultime 3 giornate per conquistare la promozione in Serie A. Affronta una squadra molto molto difficile da battere, non per questo ha fatto 16 pareggi in questa stagione il Como, ne ha fatti 19 la Salernitana che detiene il record, però naturalmente oggi speriamo che vinca lo spettacolo e che non vinca la parità, soprattutto per reti inviolate. Adesso andiamo a vedere, c'è Ibagua nel Como che è uno dei giocatori che hanno segnato di più in questa stagione, c'è Sau con 21 gol, Ibagua ne ha fatti 16. C'è anche Gabbionetta da parte opposta che ne ha fatti 15, quindi sicuramente possiamo aspettarci qualcosa da questi due giocatori. Questa è la formazione scelta dalla Salernitana, si schiera con un 4-2-4 con Aurelio in porta, Abner, Serpieri, Caletos, Blanco e Teio. In mezzo al campo ci sono Gnucuri e Loftus-Cheek, davanti Tori Agnello, Eusebio e Coda, punte centrali con Gabbionetta alto a destra. Pallone per Abner che controlla a pallone sul mancino, Abner ci ha provato da lontanissimo. La parata di Scuffetto in calcio d'angolo, c'è spazio per Teio, prova a tagliare verso il centro Teio, ottimo il movimento, pallone fuori dove c'è Coda che prova col mancino, non trova la porta, doveva e poteva fare meglio qui Coda, ancora sbaffo, può andare al tiro, pallone sul mancino, Giulio Ibagua prova lui con il destro, sì vabbè, vabbè. Audero che cazzo fai, Audero che cazzo fai, che cazzo fai. Cioè io non lo so. No ragazzi, guardate che gol che ha fatto questo Ibagua. Ma cosa ha fatto Audero? Da lui poi non ce l'aspettavamo proprio. Quella io la prendevo di testa, molto probabilmente. Sembra un gran gol, ma in realtà è una papera colossale. Ma alza sta mano. Ma che pensavi che usciva? Un tiro a 2 all'ora, va. Ti è passata vicino alla testa, oh. Io non ci credo. Siamo sotto al 56esimo e il Como davvero non lo meritava questo vantaggio. Adesso Sciaudone di testa sovrastato, attenzione, prova a ripartire il Como, Matteo chiude tutto. Attenzione perché Gabbionetta può andare. Gabbionetta viene servito. Gabbionetta si arresta sul destro. Gabbionetta pallone sul suo destro che lo prova. Respinto ancora una volta, ribattuto direttamente in porta. Parte la Ribi, il suo sinistro, la palla respinta dalla barriera. Chiude ed è finita. Che delusione. Che delusione. Potevamo andare a pari punti con la Spezia. Partita persa 1-0 per un gol di merda di Giulio Ibagua. Papera clamorosa del nostro Emilio Audero. Ottimo allenamento per molti dei nostri giocatori. Non per Gnucuri che ha preso un F. Bravissimo Gnucuri.
Comunque ci siamo complicati ancora una volta la nostra vita, perché siamo a più 5 adesso soltanto da Cesena e Cagliari, quando mancano 3 partite alla fine e la Spezia ancora a più 3 su di noi. Mentre Loftus-Cheek ci ringrazia per giocare così spesso, in realtà a me mi rode a bestia per i punti persi con il Como. Adesso noi dobbiamo andare a giocare all'Adriatico con il Pescara, non sarà assolutamente facile, lo sappiamo. Il Cesena però ha perso e questa è una notizia positiva per quanto riguarda la promozione. Vediamo intanto noi cosa riusciamo a fare. Dobbiamo assolutamente riscattarci in questa sfida di campionato che ci deve affrontare il Pescara. Io ho usato il 4-2-4 in queste ultime partite, ragazzi, vaffanculo, abbiamo perso tutte. Quindi oggi rigiocherò con il mio 4-3-3. Con Economidis, Janacho e Gabbionetta, che per ora secondo me sono i giocatori titolari, quelli che ci danno più garanzie lì davanti. Portiamo Torrianiello, Donnarumma se ne va in tribuna. Questa sarà la squadra che affronta il Pescara e non possiamo sbagliare. Dai ragazzi, torniamo alla vittoria. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla 40ª giornata di Serie B. Il Pescara affronta la Salernitana in questa sfida molto molto importante, soprattutto per la squadra in trasferta. Pescara ormai sembra essere tagliato fuori dalla corsa a promozione, ma la Salernitana cerca punti importanti per conquistare la matematica promozione in Serie A. Infatti, in caso di vittoria sarebbe sicura di approdare alla prossima Serie A, arrivando almeno quantomeno in terza posizione, grazie alla sconfitta del Cesena. Adesso Fiorillo, pallone giocato largo, attenzione Gabbionetta in pressing, ancora da Fiorillo che può allargare dove c'è Verre, ha rischiato tantissimo qui il portiere del Pescara, chiude tutto Loftus-Cheek in rimessa. Ancora pressing offensivo della Salernitana, attenzione Loftus-Cheek capisce tutto, Iheanacho ha intercettato il pallone di Fiorillo che stava rischiando troppo con questi palloni, lo avevamo capito già da un po', probabilmente non l'aveva capito soltanto lui, Fiorillo, che ancora una volta ha rischiato con un taglione basso per servire un proprio compagno senza buttare il pallone. Iheanacho è stato il più veloce di tutto, di tutti, e ha segnato il più facile dei gol. Non c'era nessuno in porta, lui ha dovuto soltanto depositare rete, e questo, se non sbaglio, è un gol oltre che importantissimo, è il 13° nella sua stagione. 1-0 adesso Salernitana, quando siamo allo scadere di questo primo tempo. Adesso attenzione, pallone dentro per Benali, che controlla Benali all'indietro. C'è il sinistro, ma Audero chiude molto bene. Economidis, pallone per Abner, che prova a tagliare verso il centro. Ancora Abner, pallone per Janacho, che cerca con un pallone filtrante Gabbionetta. Pallone splendido, Gabbionetta in aria, prova a tirare. C'è calcio di rigore. Nettissimo, calcio di rigore, bellissima palla di Janacho. Un pallone che canta, e quando fai un assist del genere a Gabbionetta non fa di certo, non spreca di certo un pallone così. Grillo adesso viene anche espulso, si disperano i giocatori del Pescara, però era netta occasione da gol, stava per calciare a rete Gabbionetta, è stato fermato al momento del tiro. Rivediamolo l'intervento da dietro, giustissima l'interpretazione dell'arbitro. Adesso Gabbionetta, ultimi errori da parte sua, dal dischetto non può sbagliare Gabbionetta, stavolta trova l'incrocio. Fiorillo intercetta l'angolo ma non riesce ad evitare che il pallone entri. Gabbionetta 2-0, 16° gol in questa stagione per lui. E probabilmente questo sarà il gol che sancisce la promozione in Serie A della Salernitana. Finisce qui questo primo tempo 2-0. Partita già in ghiaccio per quanto riguarda gli uomini di Zlatan. La Spezia sta pareggiando 1-1 a Bari. Il Cagliari sta battendo 2-0 il Trapani. Quindi si prende un vantaggio di 3 punti rispetto al Cesena. Noi adesso andiamo a finire questa partita. Naturalmente non dobbiamo sprecare questo vantaggio. Pallone allargato, intercettato, ancora una volta ed è finita! È finita! Può esultare la Salernitana! È promozione in Serie A! Ha conquistato l'obiettivo per cui ha lottato dall'inizio del campionato, l'obiettivo per cui
hanno lavorato tutti gli uomini di mercato, gli uomini dello staff e il presidente Lotito. La Salernitana è ufficialmente in Serie A, grazie alla vittoria per 2-0 qui sul campo del Pescara, e grazie soprattutto alla sconfitta ieri del Cesena, che ha lasciato quindi la possibilità oggi di conquistare questo importante traguardo per la squadra di Zlatan, che è molto molto soddisfatto, ragazzi. Molto molto soddisfatto, probabilmente per come era iniziato questo campionato, per come è la difficoltà in questo. In un campionato cadetto come quello della Serie B non mi aspettavo di riuscire a fare così bene, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Adesso siamo a più 7 con due partite e alla fine sul Perugia, quindi non può assolutamente raggiungerci. Siamo promossi sia noi sia il La Spezia, che poi alla fine ha vinto. Qui abbiamo raggiunto la matematica promozione in Serie A. L'unica cosa che c'è da capire ora probabilmente è soltanto chi arriverà primo fra noi e la Spezia. Anche perché per quanto riguarda la classifica marcatori, ormai siamo tagliati fuori. Siamo a 6 gol di distanza da Sau. Per quanto riguarda la classifica assist, siamo tagliati fuori. Siamo a 7 assist da Catellani. Reti inviolate, ormai non c'è più nulla da fare. Audero ha già vinto questa speciale classifica. L'unica cosa da decidere in questa stagione ormai è chi arriverà primo, quindi chi vincerà il campionato di Serie B fra noi e la Spezia. Anche perché il Cagliari difficilmente riuscirà a superarci, anche se le perdiamo tutte e due. Soltanto questo è quello che dobbiamo decidere in queste ultime due partite, che noi punteremo a vincere contro Trapani e Crotone, nonostante abbiamo già in tasca la promozione in Serie A. Intanto abbiamo completato gli allenamenti, è salito il nostro Sanyu Kuri a 74 insieme a Kelechi Iheanacho. E poi è migliorato anche il nostro Abner, che è diventato un 69, quindi migliore dei nostri giocatori in vista della Serie A. Noi adesso andiamo subito ad affrontare il Trapani in questa sfida, dove io vado a parlare bene della mia squadra e faccio i complimenti per aver vinto, per aver raggiunto l'obiettivo. E noi adesso dobbiamo andare a vincere contro il Trapani e cercare di rosicchiare punti alla Spezia. Adesso vogliamo il bersaglio grosso, vogliamo vincere la Serie B. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla penultima giornata della Serie B. La Salernitana ha già in tasca la promozione alla prossima Serie A, però vuole cercare di vincere il campionato. E l'unico modo per farlo è vincere entrambe le partite e sperare che il La Spezia ne sbagli almeno una. Andiamo subito a vedere quella che è la classifica e andiamo subito a seguire il match qui allo Stadio Arechi. Dentro da Sciaudone, attenzione, c'è Gabbionetta. Palla alla porta, Gabbionetta alla porta sul mancino, il palo colpito e poi Gnukuri, Hassan, Gnukuri passa la Salernitana al 27esimo. C'è stato il primo acuto di Denilson Gabbionetta, che ha preso il palo interno sulla ribattuta, si è avventato come un rapace. Hassan Gnukuri, che fa 4 in campionato, un gol abbastanza, sembra facile ma comunque non era facilissimo, perché vedete anche un giocatore davanti a lui deve depositare in rete da posizione molto laterale. Hassan Gnukuri non sbaglia, 1-0 Salernitana, e adesso mette pressione alla Spezia. C'è qui il primo tempo, 1-0 per la squadra di casa. Vediamo cosa sta facendo la Spezia. Perde 1-0, attenzione, perché la Spezia sta perdendo 1-0 in casa contro il Vicenza. E se finisce così, noi andremo primi in classifica a pari punti con il La Spezia, con una sola giornata alla fine. Adesso può ripartire Montalto, attenzione, sappiamo che è velocissimo Montalto, inseguito da Teio. Si allunga questo pallone ancora, gli tira la maglietta Blanco per rallentarlo. Adesso il pallone dentro, attenzione, Barilla sul petto di Serpieri, che chiude in maniera anche fortunosa. Adesso Gnukuri prova a far partire Gabbionetta, che è partito a grandi velocità. Attenzione Gabbionetta, c'è dentro Iheanacho, il pallone è perfetto con i tempi giusti. Iheanacho, il colpo del KO fallito all'ultimo secondo, poteva raddoppiare la Salernitana. Gol mangiato da Kelechi Iheanacho, ma forse non ci sarà più tempo per un attacco del Trapani. È così, vittoria per la Salernitana, che saluta così lo stadio Arechi, saluta così il proprio pubblico. Vediamo cosa ha fatto il La Spezia. Adesso diventa fondamentale la Spezia. 1-1, 1-1, peccato ragazzi, peccato. Accorciamo a meno 1, adesso soltanto un pareggio e una sconfitta della Spezia e una vittoria nostra ci regalerebbero la vittoria in questa Serie B.
È arrivato il momento della verità. Crotone Salerno e Novara La Spezia decideranno il campionato di Serie B. Buonasera a tutti e benvenuti qui a Crotone, all'Ezio Scida di Crotone. Qui si conclude la Serie B. Ultima giornata di Serie B 2015-2016, scusatemi, con la Salernitana che ha già conquistato la promozione in Serie A. Ma oggi potrebbe ambire a qualcosa di diverso. Come vedete, è soltanto a un punto dalla Spezia, che ha pareggiato l'ultima partita, e sperando in un pareggio e una sconfitta della Spezia nella partita contro il Novara, proprio a Novara, potrebbe arrivare la conquista della Serie B. Per questo ci proverà la squadra di Zlatan, darà tutto, e infatti giocano i migliori 11, formazione titolarissima in campo, con davanti, adesso vedremo anche le formazioni, davanti comunque ci sono Iheanacho, Gabbionetta e Oikonomidis, che ormai ha scalato le gerarchie e si è preso il posto di titolare ai danni di Troianiello. Questa è la formazione del Crotone, che schiera anche dalla propria parte tutti gli 11 titolari per onorare il campionato che è appena finito. Adesso vediamo anche la formazione della Salernitana. In porta c'è il solito Emir Auderio, un 4-3-3 con Teio, Blanco, Serpieri, Abner, la difesa a 4, in mezzo al campo i soliti Sciaudone, Gnukurie, Loftus-Cheek, davanti, come vi ho detto, Oikonomidis, Iheanacho e Gabbionetta. È tutto pronto qui a Lazio Scida. La Salernitana cerca la conquista del campionato di Serie B. Sciaudone dentro Oikonomidis. Attenzione Oikonomidis, prova a saltare l'avversario, ci riesce. Oikonomidis prova con un cucchiaio sul secondo palo. Ha esagerato un pochino Oikonomidis, ma era davvero un'idea geniale. Pallone per Sciaudone, sistema il pallone sul mancino, può anche pensare al tiro. Sciaudone, ancora Sciaudone, si gira. Pallone per Gnukurie. Attenzione Gnukurie, pallone sul destro, ci prova Gnukurie con il piattone. Festa, la fa sua. Pallone all'interno, attenzione, Oikonomidis ha capito tutto. Può partire a campo aperto. Oikonomidis, dentro c'è Iheanacho. Oikonomidis, pallone sul mancino, cross dentro. La parata di Festa. Occhio a Gabbionetta. Gabbionetta va via molto bene. Prova a prendere il fondo. Gabbionetta rientra sul mancino. Lo prova a giro. La deviazione. Poi Oikonomidis non trova la porta. Qui forse era meglio se lasciava passare Oikonomidis. Ha provato invece a calciare. Era troppo defilato. Adesso Iheanacho mette giù. Finisce qui il primo tempo. 0-0 qui a Crotone. La Spezia anche sta facendo lo stesso risultato. Quindi dobbiamo crederci. Magari, che ne sai, loro sbagliano e noi riusciamo a conquistare il titolo. Io metterei dentro proprio la Ribby e cambierei modulo. Mi sposterei un 4-2-4 per provare a vincere questa partita. Questo pallone dentro, Abner ha capito tutto. Intercetta, ancora azione offensiva della Salernitana con la Ribby che prova ad andare. Torna sul mancino, la Ribby in aria. La Ribby prova a calciare la parata di Festa. Mannaggia, mannaggia. Può farsi vedere la Ribby. Pallone per lui, occhio alla Ribby. La Ribby può entrare in aria. La Ribby può anche calciare la Ribby. La palla è sbattuta. Non ci credo. Non ci credo. Per Gabbionetta. Si butta dentro Eusebi. Il tocco per Gnukurie. Ancora per Sciaudone. Sciaudone in aria. Sciaudone, pallone sul destro. Prova Sciaudone. Esterno della rete. Mamma mia, ragazzi. Ancora vicini al gol. Ma nulla. Nulla. Nulla da fare. Occhio alla Ribby. Può andare fino in fondo la Ribby. Si arresta sul mancino. Attenzione la Ribby. Taglia verso il centro la Ribby. Pallone sporcato. Mannaggia, mannaggia, forse l'ultima occasione di questo match. 0-0. Dimmi che ha vinto la Spezia, perché altrimenti mi taglio le vene. Niente da fare, questa partita abbiamo provato in tutti i modi, non c'è stato verso. Finisce 0-0 e la Spezia vince. Vabbè, per fortuna. Anche se avessimo vinto, ragazzi, saremmo arrivati al secondo posto. Purtroppo fallisce l'obiettivo che non era quello primario, ma era l'obiettivo un po' secondario, quello di vincere la Serie B. L'obiettivo primario era naturalmente arrivare in Serie A e ci siamo riusciti. Miglior portiere del torneo, naturalmente, il nostro, scusate, il nostro Emil Auderio. Savo vince la Scarpa d'Oro. Questa è la miglior formazione della Serie B. C'è della nostra Salernitana, c'è Auderio e c'è anche Gabbionetta. Quindi fatto fuori Iheanacho, non me l'aspettavo, eh. Però Ibagua e Savo sono stati giocatori che hanno ammazzato il campionato per un periodo. Prima Ibagua, poi Sau, che ha vinto anche la classifica marcatori. Poi ci sono molti giocatori del Perugia, che effettivamente ha Alassane, Volta e Zapata. C'è Ragusa del Cesena e della Squevas soltanto della Spezia. Il miglior giocatore del torneo è stato Sau. Sono
sono riusciti a vincere purtroppo per noi quelli della Spezia, però va bene. Questi sono i verdetti, quindi della Serie B, la Spezia, Salernitana e Cagliari sono in Serie A, sono promossi. Vediamo sotto cosa è successo. In teoria sarebbero Ascoli, Terni e Pescara le retrocesse. Certo, il Pescara lì vederlo è veramente brutto, eh? Veramente brutto. Ha fatto un campionato pessimo il Pescara. Noi andiamo a simulare il nostro allenamento con Iheanacho, che sta aumentando tantissimo, insieme anche a Gnucuri, come anche Blanco, Abner e poi il nostro giovane Kairallah, che ha soltanto 16 anni e già un 64. Giocatore sicuramente importante per questa squadra, potrebbe diventarlo in futuro. Vediamo se ci sono notizie, niente di che, soltanto che c'è il nostro osservatore in Olanda, è tornato. Vediamo se c'è qualcuno di interessante, non mi sembra. E quindi ragazzi, adesso possiamo tranquillamente andare avanti. Facciamo un po' il resoconto della stagione, vediamo i nostri giocatori quanto sono migliorati. C'è Udero che è migliorato di 4, 68 è diventato. Poi c'è Teio più 2, un Carlos Blanco più 3, che poi Blanco è arrivato soltanto a gennaio, è già aumentato di 3. Poi c'è il nostro Serpieri più 4, davvero uno dei giocatori che ci ha più stupito in questa stagione. Poi c'è Abner più 5, grande Abner, sta diventando un giocatore molto molto interessante. Gnucuri più 5, anche lui è diventato un 74. Noi ce l'aspettavamo naturalmente questo suo miglioramento. Adesso Schaudone anche più 3, Gabbionetta più 1, nonostante l'età, 45 partite, 16 gol per lui. Poi c'è Kelechi Iheanacho più 7, è arrivato che era un 67 Kelechi, adesso è un 74, 42 partite, 13 gol per lui. Buona la prima stagione per un giocatore molto giovane che ha soltanto 19 anni. Poi sono diminuiti questi che sono i nostri vecchietti. Donnarumma più 2, Karim Laribi più 1, che cercheremo noi di confermare nella prossima stagione. Più 3 anche per Eusebi, più 3 Dragonetti, più 3 Arcaleni. Questi sono giocatori un po' fuori dalla nostra rosa. Oikonomidis, che si è conquistato il posto nel finale di stagione, è diventato un 67, 21enne, è aumentato di 3. Io ragazzi lo vorrei confermare, più lui che Torrianiello per la Serie A, anche perché lui è un giovane che può aumentare. Vedremo. Alan Empereur, che è cedibile in prestito, vale pochissimo, 59, nonostante i suoi 22 anni di età, aumentato di 2. Massimo Goda anche aumentato di 2. Sono finiti i nostri giovani. Quindi questo è stato il resoconto della nostra stagione. Andiamo a vedere anche quelle che sono le classifiche di rendimento della stagione. Vediamo le statistiche squadra della nostra Salernitana. Il rendimento più alto in tutta la stagione lo ha avuto Emile Audero con un 7,1. Poi c'è stato Gabbionetta 6,9. Poi Abner 6,7. E dopo tutti gli altri con Teio e Carlos Blanco. Trevisan non lo mettiamo neanche perché ha fatto talmente poche partite che è facile avere una media alta. Poi insieme con Hassan, Gnucuri e Iheanacho. Beh, alla fine si è confermato quello che mi aspettavo. Per quanto riguarda le presenze, quelli che non sono mai mancati sono Emile Audero, Karim Laribi, Kelechi Iheanacho e Denilson Gabbionetta. Hanno giocato tutte le partite a cui abbiamo fatto parte in questa, a cui abbiamo preso parte in questa stagione. Daniele Schaudone poi 39, 38 per Teio Torrianiello. E mi interessava vedere quante presenze ha fatto Oikonomidis. Soltanto 16, se l'è conquistata alla fine il posto e ha giocato parecchie partite. Classifica gol, c'è cioè il primo Gabbionetta con 16 gol, poi Iheanacho a 13 e Karim Laribi a 7. Dopodiché ci sono i centrocampisti, Gnucuri e Schaudone. Per l'attacco poi viene Coda e Torrianiello ha soltanto fatto 2 gol in 38 partite, quindi davvero niente di che. La classifica assist abbiamo Gabbionetta a 6, Torrianiello a 5, Loftus-Cheek a 4, Coda, Iheanacho e Oikonomidis a 3. Nonostante le poche partite, Coda e Oikonomidis hanno distribuito 3 assist nella stagione. Non è poco. Anche Serpieri poi addirittura ha fatto 2 assist insieme ad Abner e Gnucuri. Questo è quanto. Questo è quanto. Io volevo vedere soltanto una cosa, cioè chi è retrocesso dalla Serie A. Ecco la Serie A, ragazzi. L'Inter ha vinto il campionato, quindi è campione d'Italia con la Juventus seconda a 3 punti di distanza, la Roma terza. Va in Champions League, Europa League per Milan, Lazio e Napoli. Per quanto riguarda le retrocessioni, ci sono Empoli che ha fatto soltanto 17 punti,
Frosinone e Palermo. Si è salvato quindi il Carpi neopromosso, si è salvato anche il Bologna con largo anticipo. Peccato il Palermo è andato in Serie B, ragazzi. Questa è una cosa che non mi aspettavo e che non è che mi piace molto. Per quanto riguarda il Carpi e il Bologna, sono contento per loro, va bene. Comunque io direi che possiamo anche andare avanti, simulare tutto e vederci direttamente nella prossima puntata. Come vi ho detto, ragazzi, lasciate tante domande per la conferenza stampa della nuova stagione e io risponderò. Adesso vi saluto, ci vediamo direttamente alla prossima puntata quando saremo in Serie A. We'll be right back.